secondi, 2, 1 e 0. Allora, tutti qua, abbiamo un pallone in qualcuno? Abbiamo un pallone, secondo me qualcuno non ce l'ha. Allora, cosa fanno i gialli? Attaccanti e poi portieri, che però diventano all'improvviso difensori. Attenzione, difensori. Quindi il difensore cosa deve fare? Rubare la palla con i... Ma se sta fermo, riesce a rubare la palla? No. Quindi deve riuscire a correre contro al suo avversario. Pronti per ripartire? Andiamo! Possiamo invertire i ruoli? Okay. Siamo pronti? Sì. 3 secondi per partire. Siamo qui. Tutto bene, come va? Quanti gol abbiamo fatto? Io 2. Qualche cinque? E tu? Quanti gol hai fatto? Qualche sette. Sì, abbiamo fatto. Ci devo fare un sacco di gol in questo gioco, ok? Proviamo a fare l'ultimissimo esercizio, ce la facciamo, mister? Ecco, dove faremo? Allora, no, ma dove andate? Non ve l'ho detto come si fa? Voi lo sapete come si fa? No. Ah, ok, allora. Stavolta il pallone dobbiamo tenerlo in mano, quindi a un certo punto lo dobbiamo appoggiare a terra. Ad esempio, i blu quando devono appoggiarlo a terra se partono dal bianco? Quando vogliono. I gialli invece devono riuscire a superare tutti i cinesini di colore blu. Chiaro per tutti? Ripetiamo al volo. I blu devono portare il pallone con le mani. Quando? Vogliono. Invece i gialli devono portare il pallone in mano. E poi cosa fanno? Lo lanciano o lo appoggiano a terra? Appoggiano a terra. Pronti per partire. 2, 1.
3, 2, 1, 0. Non ci siamo tutti però. Come va? Tutto bene? Da dove partiva il pallone nell'ultimo partito? Dalle mani. L'abbiamo fatto? Sì. Qualche volta sì, qualche volta no. Io però siamo stati bravissimi. Complimenti a tutti. Un applauso a tutti. Sapete chi ha vinto in questo gioco? Ha vinto chi si è divertito. Sulla mano. Io mi sono divertito un sacco. Bravissimi. Un applauso a tutti di nuovo. Aspettiamo il pallone. Siamo tipo degli appassionati. A me perché giochiamo di squadra e siamo tutti amici. Mister Marian Ciobaro del Parma, buonasera, benvenuto a Melito Porto Salvo. Buonasera, buonasera. Allora mister, le chiedo velocemente, cosa guarda, visto che qua siamo in mezzo a tanti giovani, tanti ragazzi, la cosa che guarda principalmente di un giovane calciatore, un giovane promettente? La primissima cosa che guarda Marian Ciobaro è se un bambino si diverte, se un giovane ragazzo che pratica calcio, se si diverte, non mi interessa nient'altro. Un'altra cosa che le volevo chiedere, in che cosa consiste poi realmente la sua professione e diciamo il ruolo che ha nella società del Parma? Allora, nella società del Parma seguo il gruppo del 2005 come collaboratore
di Dario Milone. Lui segue la squadra in primo piano, io gli do una mano. Poi ho un ruolo nell'Academy, che vuol dire che andiamo in abbiamo delle squadre affiliate, andiamo in giro per Parma e territorio, e anche a livello nazionale abbiamo delle affiliate. Niente, semplicemente andiamo in giro a confrontarci e a proporre il nostro modo di lavorare. Abbiamo un modello, insieme alle società che hanno scelto di condividerlo, cerchiamo di migliorarlo e svilupparlo ogni giorno per lavorare meglio noi insieme agli altri. Un'altra cosa che noto, che anche a livello nazionale, a livello anche di categorie superiori rispetto a quella dei giovanissimi, dei ragazzi, perché si punta così poco sui giovani? Non si dà molto spazio anche, dico, nelle squadre di Serie A, Serie B, si punta più su quelli che hanno, diciamo, si sono già affermati, che hanno magari un nome altro, e spesso si tengono fuori giovani veramente promettenti, di cui anche il calcio italiano, diciamo, ne ha bisogno in questo momento. Certo, è un punto che, insomma, fa riflettere, fare tante domande anche a noi stessi, no? A noi stessi come allenatori, perché secondo me potrebbe essere una risposta la volontà di rischiare o meno. Vogliamo rischiare? Facciamo giocare i giovani probabilmente. Non vogliamo rischiare, ci fidiamo dell'esperienza di un giocatore che ha alle spalle probabilmente più anni in campo, semplicemente. Bisogna mettersi in gioco, semplicemente. Bisogna provare. Se non si prova, non si sa se va bene, se va male. Lei è la prima volta che viene qui a Merito Porto Salvo a visionare i ragazzi della calcistica, vista l'affiliazione che c'è con il Parma Calcio e la calcistica Spinella. Ecco, il primo impatto che ha avuto con la società, con i ragazzi, come le è sembrato? Mi è sembrato non bene, benissimo. Mi piace quello che fanno, mi piace l'approccio che usano, perché come ho detto prima, bisogna far divertire i ragazzi, li fanno divertire. Cercano di seguire quello che proponiamo, ottimo, molto bene, molto bene. Grazie. Grazie a voi, alla prossima. Mister Lucio Magni, allenatore dei giovanissimi. Allora, come sta andando il lavoro quest'anno? Allora, quest'anno non siamo partiti benissimo perché la squadra era nuova, composta da ragazzi che sono venuti da fuori, e quindi era difficile fin dall'inizio abbinare la prestazione con il risultato. Infatti le prestazioni non erano delle migliori, infatti i risultati non sono arrivati. Infatti la prima, è vero che abbiamo vinto, però abbiamo vinto solo 1-0, non giocando benissimo. Poi la seconda l'abbiamo pareggiata, dalla terza la squadra ha cambiato rotta, perché si allenavano bene, hanno iniziato ad allenarsi bene, si sono conosciuti più che altro, e oltre alle prestazioni sono arrivati i risultati. Infatti ora stiamo lottando per il campionato, siamo messi molto bene, infatti abbiamo 4 punti sulla seconda, e perciò ora mancano 2 partite, speriamo che vada bene.
Diciamo che la calcistica Spinella, per quanto riguarda la categoria giovanissime, sono un paio di anni, al di là di quello che sono stati i risultati, vinti i campionati e tutto il resto, sono anni ormai che diciamo è sempre al vertice delle classifiche. Sì, sì, siamo fortunatamente stiamo andando bene, è da 3 anni che ci distinguiamo dalle altre squadre, soprattutto in questa categoria. 2 anni fa abbiamo vinto il campionato, sia il campionato che la Supercoppa. L'anno scorso abbiamo vinto il girone e purtroppo in finale abbiamo perso una partita un po' strana con il Segato, dove stavamo vincendo, poi abbiamo pareggiato, abbiamo perso all'ultimo. Però ciò non toglie, voglio dire che è stata una stagione buona dal punto di vista tecnico e tattico. Quest'anno, come già dicevo, siamo partiti un po' così, ora stiamo andando bene. Speriamo di bissare il risultato che abbiamo fatto 2 anni fa, che sarebbe qualcosa di straordinario, penso. Diciamo che al di là del fatto che si vincono i campionati, che si cresce, si cambiano i ragazzi, la cosa importante soprattutto è che si continua a mantenere sempre la stessa categoria, con la stessa personalità, diciamo, con gli stessi risultati, anche se cambiano i ragazzi. Questa è una cosa importante, deriva anche dal fatto della programmazione, credo, soprattutto della società. Sì, sì, è una programmazione che ormai va avanti da 3 anni, da quando abbiamo sposato il progetto per il primo anno con il Parma. Loro ci hanno dato delle linee guida importanti per noi allenatori, noi li mettiamo in pratica, cerchiamo di stimolare ogni giorno i ragazzi, vuol dire a fare bene, ad allenarsi bene, perché l'allenamento è importante, che poi alla fine è lo specchio della partita. Se un ragazzo si allena bene, poi in partita va sempre meglio. Infatti noi cerchiamo ogni allenamento di dare il massimo, soprattutto per loro, perché alla fine sono loro che scendono in campo, noi facciamo poco, e loro sono loro che si distinguono in campo e che diciamo i risultati vengono anche grazie a loro, soprattutto grazie a loro. Diciamo che ho visto anche nei ragazzi una certa armonia, come ha detto anche il mister del Parma, che abbiamo avuto modo di sentire prima. La cosa che lui vede di più, maggiormente, che guarda nei ragazzi, se si divertono. E diciamo che qui alla calcistica Spinella la cosa fondamentale, anche perché dopo si raggiungono i risultati, è proprio perché i ragazzi tra di loro si crea un gruppo, un'armonia, si socializza anche, soprattutto. Sì, diciamo che la cosa che è successa 2 anni fa, io 2 anni fa mi ricordo, 3 anni fa anzi, quando ho allenato per la prima volta i giovanissimi, che anche lì c'erano 2 categorie differenti, che il primo anno che si allenavano insieme, ed è stato difficile creare il gruppo. Poi una volta creatosi il gruppo, l'armonia e l'aiutarsi, la voglia di vincere dei ragazzi, i risultati sono venuti da soli. Quest'anno sta succedendo esattamente la stessa cosa, l'abbiamo notato in tanti tra i dirigenti, e infatti abbiamo notato che i ragazzi di partita in partita stanno crescendo, soprattutto nell'aiutarsi, nel voler vincere la partita e nel voler ottenere il risultato. Poi certo, una volta che vengono i risultati, la squadra anche si diverte giocando, perciò questo è l'importante. Diciamo anche che più che allenatori a quest'età bisogna essere educatori rispetto a quello che poi potrebbe essere il modulo, la tecnica, la messa in campo e tutto il resto. Quando si inizia anche con dei ragazzi così piccolini, bisogna prima educarli e poi ovviamente allenarli. Sì, sì, il nostro obiettivo principale è educarli ai valori dello sport, che sono il rispetto per l'avversario, soprattutto quando si vince. Non tanto quando si perde, però quando si vince uno è giusto dire che rispetti l'avversario, che non bisogna prendere in giro un avversario, perché può capitare anche a te un giorno magari di perdere e potresti subire la stessa cosa. Perciò è giusto che ogni ragazzo sappia saper vincere, ecco. Bene, visto che mancano ormai pochissime partite alla fine del campionato, facciamo in bocca al lupo per la categoria giovanissima. Grazie, grazie, prego.
con il mister Rosario Triolio, mister degli esordienti della calcistica Spinelli. Allora mister, come sta andando il lavoro, la squadra soprattutto? Lavoro discretamente, potevamo fare qualcosina di più, però diciamo che tutto sommato siamo soddisfatti. Purtroppo in questa categoria anche gli episodi sono determinanti, voglio dire, i ragazzi sono aggiornati, però in linea di massima siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. I ragazzi come rispondono, diciamo? Sono abbastanza bene, voglio dire, si impegnano, gli allenamenti sono presenti, le partite vengono, quindi insomma siamo soddisfatti. È un percorso di crescita che facciamo, insomma, anche con l'ausilio del Parma Calcio che ci coordina, voglio dire, ci manda dei tecnici per darci delle istruzioni e dei validi consigli. Il campionato? Il campionato siamo andati bene, nel girone nel calcio a 9 siamo qualificati come terzi, voglio dire, dietro il Segato, Bova e poi siamo arrivati noi, e quindi siamo nella fase successiva, e nel calcio a 11 stiamo ancora giocando, abbiamo fatto due vittorie e due sconfitte. Grazie. Se voi non pensate, fate fatica a giocare a calcio, ma molta, tantissima, difficoltà massima. Non posso fare soltanto della corsa a casa, devo ragionare, devo capire quello che sta succedendo intorno. Siamo pronti per ripartire. Mister Cece Labbate, allenatore della calcistica Spinella, categoria allievi.
Gli allievi, diciamo che dai due volti, soprattutto la prima parte di campionato sono andati benissimo, infatti su 10 partite abbiamo collezionato 9 vittorie. Poi abbiamo avuto un piccolo calo anche dovuto a vari infortuni, varie squalifiche e vicissitudini varie. Però i ragazzi stanno andando bene, infatti ora le ultime due partite ci giocheremo il campionato. Oggi c'è stata la partita contro la Pellarese, abbiamo visto una squadra ben messa in campo, insomma ha fatto una buona partita nonostante diciamo che buona parte del primo tempo ha avuto il ventro a sfavore, però tutto sommato i ragazzi bisogna dire che se la sono cavati abbastanza bene. Sì, io già avevo detto ai ragazzi che temevo questa partita perché la Pellarese è un avversario tosto, soprattutto dal punto di vista fisico ci ha messo in grosse difficoltà. Però dopo l'impaccio iniziale che ci ha un po' visto, la squadra è uscita fuori soprattutto con belle giocate, palla a terra e verticalizzazioni improvvise, quindi sono contento della partita di oggi. Il campionato come sta andando? Se non sbaglio siete primi in classifica? Sì, siamo primi a più due dal Borgo che andremo a affrontarlo l'ultima giornata. E prima del Borgo ci abbiamo il derby col Giare, quindi due derby molto difficili, però dove sono sicuro che i ragazzi daranno l'anima. Quindi un finale che si preannuncia abbastanza scoppiettante, diciamo. Un finale thriller, diciamo. Thriller. Piacere Erminio. Piacere Samuele. Domenico. Piacere Domenico. Come va? Bene. Bene? Siete già stati un po' gridati al mister? No. Vero? Come no? Ancora prima, presto. Un pochino. Vabbè, prima un pochino. Sì. Io ho sentito il mister un po' arrabbiato. Lo rifate? Lo riprovamo prima. Lo rifacciamo? Facciamo sgridare ancora? No. Cosa si può fare per non essere sgridati? Fare le cose belle. Fare le cose che probabilmente si chiede il mister. Ok, bravissimo. We'll be right back.
3-0 per Marian. Ma perché quando ok, stop un attimo, fine primo match, tutti qua. 3, 2, 1, 0. Inseriamo una cosa, siccome voi dovete partire insieme, potete anche comunicare. Quindi ad esempio io quando parto con Francesco, proviamo a dire Francesco sei pronto? Andiamo! Chiaro? Quindi voglio sentire i nomi e voglio sentire una parola che si chiama... Abbiamo detto via, via, oppure andiamo. Caduto un altro pallone, 4-0 per Marian. Dai. Pronti? 3 no. Secondi per partire. 2, 1, chiaro? Pronti? Via, via. Pronti? Via, via. Vuole sentire quattro voci? Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Ok, vediamo chi urla di più tra Marian e voi. Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Pronti? Via! Via! Bianco, pronti? La posizione prima di ripartire, quindi bisogna andare veloce, il più possibile veloce. Il più possibile veloci. Stavolta voi chiamate pronti e via. Io chiamo soltanto il colore. 3 secondi. 2. 1. Via! Bianco! Pronti! Via! Via. Buonasera agli amici di Merito TV, li ringraziamo per il servizio che ci stanno offrendo per questi due giorni della visita del Parma Calcio. E siamo stati due giorni sui campi insieme a Mister Marian e un istruttore del settore giovanile del Parma, è venuto a stare con noi per istruire i nostri diciamo i nostri mister per tastare il polso della situazione con i ragazzini, a vedere a che punto siamo con i loro programmi, perché noi abbiamo sposato il programma calcio del Parma e quindi ci adeguiamo ai loro protocolli, quelli che utilizzano durante l'anno, quindi loro sono venuti a fare una verifica e controllare tutti i nostri ragazzini, anche perché poi alcuni di loro andranno a giugno a fare una stage a Parma, saranno due per ogni categoria scelti da loro, da quello che hanno visto sul campo. E in più ancora i mister devono tornare nel mese di aprile a fare un corso a Parma. E noi ormai da anni che abbiamo sposato questo progetto, da quando il Parma era in Serie A, e abbiamo dato continuità insieme alla persona di Pierluigi Perrone. Per noi è stato un punto di vantaggio per la scuola calcio, perché siamo riusciti a migliorarci in tutto, sia sul campo sia a livello societario, sull'approccio dell'accoglienza dei ragazzini, sul modo di allenarli, considerando che noi facciamo tutte le fasce d'età, a partire dalla motore dai 4 anni fino alla categoria, quindi tutti i ragazzi dai 4 fino ai 25-30 anni passano da noi, quindi abbracciamo un'utenza grossa per Merito, facciamo uno sport sano per tutti loro, con regolato da principi e valori della società di oggi che ne ha bisogno, cerchiamo di essere leali con tutti e fare sport in modo professionale. Questi due giorni per noi sono stati interessantissimi, in quanto abbiamo avuto modo di confrontarci in più ore sia sul campo che sia anche a livello teorico nelle sedi opportune insieme a Mr. Marian. Noi ringraziamo il Parma Calcio per quello che ci offre con questa affiliazione che abbiamo da anni e per come ci segue sia la società che i nostri istruttori. E ringraziamo nuovamente Merito TV per le loro riprese che sono sempre presenti nei nostri campi. Grazie.
Concentrazione, tantissima. Precisione, precisione, tantissima. Ah, tecnica. Dribbling. Dribbling. Tantissima, attenzione. E corsa serve, serve la corsa. Bisogna guardarsi intorno, perché se io guardo i miei piedi, vedo soltanto i miei piedi. Fantastico. Cos'altro serve per giocare a calcio? Impegno? Serve? Sì. Coraggio? Sì. No, non serve il coraggio? Sì. Ah, ok, sì, sbagliato. Fantastico. Non l'ho detto a lui. La prossima volta che Marian viene vorrebbe vedere tutte queste cose qua insieme. Mi raccomando. Sì. Adesso ascoltate il mister. Ciao. Ciao.